cominciato a disubbidire a Dio. Ok? Ma prima della malattia c'è il peccato, dopo c'è la malattia, e dopo la malattia cosa c'è? La morte. Ok? Quindi Dio, in un certo senso, ci avvisa con la parola, ce lo dimostra con le conseguenze, e poi, chiaramente, se la persona ancora disubbidisce, o perlomeno continua ad allontanarsi da Dio, è chiaro che qualcosa capita. Com'è vero che il messaggio di Cristo qual è? Credete in Gesù Cristo, non nella Chiesa evangelica o cattolica, credete in quello che dice Gesù Cristo, pentitevi e ravvedetevi, no? Questo ha detto Gesù, ha detto Giovanni Battista, ha detto Pietro, insegna Paolo, giusto? Bisogna pentirsi, ravvedersi, e poi dice, e poi riceverete la potenza, il sigillo dello Spirito Santo, amen? Quindi, come vedete, non è un Dio che ci dice solamente non fare questo, tu non fai questo, e io ti benedico, ti riempio, ti dimostro la mia potenza, il mio amore, ok? Quindi, vedete, è un Dio vivente. Quando succedono le cose, non è che Dio ci sta mandando le cose, no, no. È che quando uno si allontana da Dio, per forza di cose incontra. Il diavolo, quando non c'è la pulizia, non c'è uno Stato, il ladro, fa quello che vuole. Ma quando noi abbiamo il Signore, a quel punto noi possiamo cambiare la nostra vita. Ok? Possiamo andare controcorrente. La gente dice, non è possibile. L'esperienza passata ci scoraggia. Il nemico ci accusa. Tutte cose vere, ma quando tu hai un rapporto con Dio, non ti ferma nessuno, non ti senti solo. Il problema della solitudine, è vero che è bello stare in mezzo alle persone, ma quando tu hai Dio, tu hai tutto quello che ti serve per andare avanti anche da solo, che non vuol dire non essere in mezzo agli altri, anzi, quando uno ha Dio, ama anche quando non è amato. Quando tu senti la classica persona che dice però quel fratello, quella sorella non mi ama, quella persona sta giudicando l'opera di Dio, perché la realtà è che se quella persona conoscesse Dio veramente, sai cosa direbbe? Io amo quella persona anche se non mi dimostra amore. Ok? Ma la realtà è che se avesse Dio vedrebbe l'amore di Dio. Uno non può capire l'amore o il linguaggio dell'amore. Sappiate che ognuno di noi ha modi diversi di esprimere l'amore. C'è chi preferisce il contatto, no? Cara, bacino, pizzicotto, carezza, no? C'è quello che viene a casa e ti parla, e tu prendi, mamma mia. Invece quello è un modo di dimostrare l'amore, no? C'è quello che invece fa i servizi, è servizievole, non ti fa mancare nulla, ti fa la spesa, ti fa quello, no? Ti fa regalino. Perché? C'è quello invece che lo dimostra regalando le cose. Però il rischio qual è? Che se io faccio il regalo per dimostrarti che è amore, io capisco che è amore quando tu mi regali qualcosa. Ok? Quindi, attenzione. Però dobbiamo comprendere che più delle volte abbiamo linguaggi diversi. Guarda con tuo marito, con tua moglie, è lo stesso linguaggio? Ma quando tu hai l'amore di Dio, ci esiste solo un linguaggio: dare, amare, perdonare, servire, curare, ok? Anche se non sei contraccambiato, va bene? Perché se tu fai tutto quello che è bello per amore, ma in cambio di qualcosa, è giusto che devi essere contraccambiato, ma non è l'amore di Dio. Dio l'ha fatto senza contraccambio, e i suoi figli devono avere lo stesso amore di Dio, ok? Ora può anche non piacermi, ma abbiamo spiegato ogni tanto il mercoledì, quando abbiamo fatto insegnamenti sull'amore, che quando non c'è amore non c'è neanche la fede, ok? Perché quando abbiamo amore, abbiamo fede, allora noi siamo sottomessi a Dio, accettiamo quello che Dio dice, e più c'è obbedienza all'amore di Dio, quindi amo perché Dio ha detto di amare,
allora anche la fede aumenta. Chiaro? Quindi amore, obbedienza e fede è un cocktail che sta insieme, ma tutto parte dall'amore. Ora Dio sta dimostrando che lui ama il suo popolo, ma non può amare qualcuno che rifiuta Dio. Se vuoi prega per me, faccio quello che voglio, sì, vengo quando voglio. No, Dio ha detto, se tu ascolti, ubbidisci, metti in pratica la mia parola, io non manderò su di te la malattia, anzi sappi che io sono colui che ti guarisce. Questa frase io l'ho adoperata all'inizio della mia conversione, soprattutto per il ministero di guarigione, Esodo, no? 15:26. Quando io prego per qualcuno, prendo questo versetto e dopo che ho scacciato eventualmente un'infermità e quel momento rivendico la guarigione, io prendo quella parola con la persona che è sotto di me, che sto pregando, io sono colui che ti guarisce, ma non riferito a me, ma prendo la parola di Dio e dico, sta avvenendo la guarigione perché Dio è colui che ti guarisce, ok? E lo ripeto, è come se tu prendi un disinfettante e lo metti sulla ferita. Cosa metti? Qualsiasi cosa? Metti il disinfettante. Ora, quando tu prendi la parola di guarigione e la metti sulla persona malata, no? In ubbidienza, funziona. Imponete le mani agli ammalati e questi guariranno. Io sono colui che ti guarisce. Se tu mi ascolti ci sarà guarigione. La mia parola è guarigione perché per chi l'ascolta è vita, per chi la trova. No? È tutto quello che puoi, no? Quindi cosa succede? Per le mie lividure siete stati guariti. Ora, non è che più so, più metto, perché è la fede che guarisce. Ma in quel momento è come se sto dichiarando che Dio è qui e la persona ascolta che io sono colui che ti guarisce. Dio ti sta guarendo in questo momento. Okay? Questo sta dicendo, tu ascoltami, perché io sono, cioè lui è il Dio della guarigione. Quando si parla di guarigione, si parla di Dio, non è una cosa fatta dall'uomo. Ok? La guarigione che viene da Dio tocca tutto, non tocca solo il corpo o solo la mente, tocca spirito, anima e corpo. Infatti lui ha dato doni di guarigione. Ok? Quindi noi dobbiamo comprendere che nessuna malattia colpirà. Questo che cos'è? Che è un giudizio. Se non ascoltiamo Dio, noi finiamo nel giudizio, finiamo sotto la legge. No? Quando dice, vabbè, ma Dio perché mi dovrebbe giudicare alla fine? Perché è venuto Gesù, anzi prima è venuto Dio, ha messo la legge e ha detto, perché eravamo destinati a morire, ha messo la legge e ha detto rispetta i comandamenti. Siccome non ce l'ha fatta l'uomo, ha mandato Gesù. Ma già nel Vecchio Testamento, sotto la legge, Dio guariva. Ok? Quindi è un'opera di Dio, è una volontà di Dio la guarigione. E poi dice, io sono colui che ti guarisce, cioè ti redime, il Redentore. Eri ammalato, io ti rimetto a posto. Eri peccatore, io ti rimetto a posto. Vedete, questo è il nostro Dio. Noi veniamo in chiesa, ma stai vedendo che Dio è qui presente? Stai ascoltando che Dio ti sta parlando direttamente? Secondo te c'è chi magari vive nel peccato e dice, ma il pastore parla di queste cose e mi sembra che parli con me. Smetti di peccare e tu apparterrai agli altri che dicono, amen, è vero, perché è così, no? Però è anche vero che quando tu ascolti questa frase, perché io non predico per una persona, io dico quello che viene da Dio, no? Ma di solito sapete a chi dà fastidio? O a chi dava fastidio? Alle persone che vivono nel peccato, no? Ma se tu sei a posto, non hai questo problema. Ma Dio sta avvisando che bisogna combattere questa cosa per essere dei vittoriosi, perché magari noi guardiamo solamente, no, ma io sono venuto solo per la guarigione. Capisci bene da stasera che la guarigione è una conseguenza della fede, dell'ascolto di Dio. Ma cosa vuol dire anche? Che la malattia è la conseguenza della disobbedienza e del peccato. Okay? Quindi se non riesci a combattere la malattia, probabilmente devi vedere che devi combattere il peccato. Okay? Come? Cercando la presenza di Dio. Dio è rimasto il medico del suo popolo per tutto l'Antico Testamento.
Ogni volta che noi cerchiamo sinceramente Dio e obbediamo alla sua parola, ecco che avvengono i miracoli, avviene la presenza, la potenza di Dio. Quando si creano le basi per... no? Quando tu prendi la farina, le uova, il lievito, lo zucchero, che cosa avviene? Una torta, ok? Se tu vuoi il miracolo, deve avvenire la presenza di Dio, il tuo bisogno, la fede, metti insieme e arriva il miracolo. Non è, tu non vai al bar, ordini un caffè e così è il miracolo. Perché se tu vai a vedere, anche il caffè ha bisogno di chicco, raccolta, tostatura, macinatura, e poi messo nella macchina del caffè, ci vuole la macchina del caffè, ci vuole la persona, ci vuole il bar, no? Ci vuole... Quindi anche il caffè che tu pensavi di ottenere la cosa velocemente ha il suo percorso. Ora ecco perché Dio sta dicendo: se tu mi ascolti, mi cerchi, metti in pratica, io non manderò. Quindi solo perché tanta gente ha ricevuto guarigione senza neanche che qualcuno gli ha imposto le mani, giusto? Come mai? Perché è venuta, ha ascoltato la parola di Dio, si è messa a posto, ha sentito che doveva cambiare ed ecco che funziona. Vediamo in Marco 1, 39, 42. Ed egli andò predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea, scacciando demoni. E venne da lui un lebbroso, il quale, supplicandolo, cade in ginocchio davanti a lui, gli disse: se vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: sì, lo voglio, sii mondato. Vedete? Cosa vediamo? Che la volontà di Dio è che guarisca. La differenza del padre, del bambino, che non gli ha detto se vuoi, ma gli ha detto se puoi. Ok? Quindi se tu dici se puoi, stai mettendo in discussione la potenza di Dio, non riconosci che Él può farlo, non sai che lo può fare. Qua sta dicendo se vuoi. Io so che tu puoi farlo, voglio solo sapere se oggi è il mio turno, se lo puoi fare oggi, ok? E qui vediamo che stava dimostrando: chiedi e ti sarà dato. La volontà di Dio è di guarirti. Tanta gente dice: ma io non so se il mio Dio mi vuole guarire, no? Ebbene, questo è una parola che è un chiaro segno che la parola di Dio non abita in noi. Quando uno parla in questo modo, la parola di Dio non è dentro di noi. Io ho parlato con un amico di vecchia data che dice le sue, sì. Alla fine gli ho detto: guarda, alcune cose sono belle, ma ti posso dire una cosa, non hai certezze. E sai perché? Anche se parli, aveva la croce che simboleggiavano i figli, la collana che era il marito, tutta bella simbologia. E detto: ma tu non hai certezza. Sai perché? Perché non conosci la parola di Dio. E quindi tu non sai che Dio ha fatto già tutto per te. E tu stai andando avanti per la tua forza e per la tua capacità. Smetti, perché prima o poi ti mancheranno le forze. E allora dirai: Gesù, aiutami. Non è vergognoso dire una persona muscolosa, potente, dire: Gesù, aiutami. È la volontà di Dio, no? È un fatto di umiltà. Prendiamo un altro versetto, Matteo 8, 16, 17. E dice: ora fattasi sera, gli furono presentati molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia:
quando disse: egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Vedete, infermità e malattie vengono liberate, le persone, da Gesù, ma dice che prima ha liberato demoni. Tante malattie possono essere la presenza di un demone. Quando la malattia persiste e non se ne va, vuol dire che probabilmente ha un diritto legale di essere dentro per qualcosa che è stato fatto. E quindi un demone è entrato e da quel momento il demone controlla. La malattia è l'effetto visivo di qualcosa che non si vede spiritualmente. Perché quando tu preghi per una guarigione, dici: nel nome di Gesù si è guarito. Per le lividure di Gesù. Quando non avviene, probabilmente bisogna andare più in fondo. Non dico che è esattamente così, ma può essere che qua noi cosa leggiamo? Che lui andava nelle sinagoghe e tutti quelli che li portavano venivano liberati e venivano guariti. Lega molto questa cosa, no? Come la donna che era in chiesa, che fu liberata e poi guarita. Quindi non sottovalutare che probabilmente tante cose, liberato da demoni, avvengono le guarigioni. Noi preghiamo, guardiamo solo l'aspetto guarisci, guarisci, ricevi, ricevi. Ma il fatto che non ricevi, il fatto che non guarisci, può essere che ci sono dei fili invisibili che sono demoni. No? Marco 16:16 cosa dice? Chi crede in me sarà battezzato, sarà salvato. Questi sono i segni che l'accompagneranno. Nel mio nome, qual è la prima cosa che dice? Parlerà lingue? Guarirà gli ammalati. Addirittura parla che guarire gli ammalati è l'ultimo dei segni che accompagna chi crede. Quindi è ora che cominciamo a vedere che quando non ci sono cambiamenti, bisogna cominciare a vedere di far uscire qualcosa. È chiaro che il demone non se ne va fin quando la persona continua a peccare. Il diavolo, il demone, lo spirito maligno controlla la vita della gente fin quando la persona non chiede perdono, si pente e si ravvede. Ok? C'è qualcosa che sta controllando la tua vita? C'è qualcosa che non riesci a modificare? Un modo di parlare, un modo di vivere, un modo di reagire, un modo di pensare. Hai una dipendenza che non riesci a liberarti? Hai delle paure? Eppure abbiamo scacciato le paure. Come mai non se ne vanno? Perché probabilmente è solo chi viene all'incontro saprà e si libererà di queste cose. Potrà vedere come demoni abbandonano la vita della gente e da quel momento la mente è più lucida, la vista è migliore, la vita è migliore, la spiritualità è migliore. Perché? Perché non è solo qualcosa come una giacca sopra, ma è qualcosa che sta dentro. Ok? Quindi se tu non riesci a essere quello che sei, quando dice Paolo, il peccato, quando è dentro di me, mi fa fare quello che non vorrei. Quello che vorrei fare non riesco a farlo, ma quello che non vorrei fare, quello faccio. Ok? Quindi già il peccato dentro di noi ci fa fare quello che non vogliamo fare, perché il peccato controlla. Ok? Ecco, allora come facciamo a liberarci da questa cosa? Chi me lo sa dire? Io sono la soluzione. Io sono la via, la verità e la vita. Non è il Gesù evangelico ortodosso, è Gesù. Allora, tanta gente non vuole unire, vedete, tanta gente non vuole unire le cose. Cosa c'entra mo la Chiesa con la malattia o addirittura i demoni? Ok, ora Dio si siede e ti aspetta. Quando vede che le cose non si sbloccano, che tu hai girato tutti i medici, tutte, ti sei visitato tutti i siti internet, hai fatto tutte le domande immaginabili, hai provato tutte le amicizie, hai girato tutte le chiese, tutte le filosofie, tutte le religioni. Gesù sta sempre là. Ti sei fatto tutto il giro del mondo,
sei ritornato dov'eri, perché chi scappa alla fine ritroverà i suoi problemi, tanto scappi dal problema che te lo ritrovi davanti, no? Quando ti fermi, sapete quel mimì che fa, scappa da tutte le parti e se lo trova sempre, la stessa cosa, quando ti fermi troverai di Gesù che ti dice: ok, adesso vogliamo parlare seriamente, vogliamo togliere la cosa che non va. E tu dirai: quando ha predicato Pietro, cosa hanno detto i futuri apostoli? Cosa dobbiamo fare? E cosa ha detto Pietro? Pentitevi, ravvedetevi, riceverete il battesimo in acqua e riceverete lo Spirito Santo. Non si possono unire le due cose. Accetta Gesù e scegli una strada diversa. E Gesù è venuto per dimostrare che ci ama. Quindi ogni tuo problema, fisico, mentale, spirituale, ha un'origine spirituale. Vieni da Gesù, accetta Gesù e la tua vita cambierà da così a così. Non puoi pensare di ragionare con la tua testa: no, ma io pensavo, ma io voglio fare questo tentativo. Non perdere tempo, o vieni a Gesù, vai a Gesù, o le cose non cambieranno mai. Ok? Hai perso un anno, due anni, le cose sono sempre le stesse? Perché devono cambiare? Cambiano solo quando andiamo da Gesù, punto. Va bene? Galati 3, dal versetto 9 al versetto 14. Galati 3, versetto 9. Perciò, ci siete? Coloro che si fondano sulla, sono col fedele Abramo. Coloro che si fondano sulla fede sono benedetti. Amen? Digli: io sono benedetto perché sono fondato sulla fede. Ok? Quindi quando tu hai fede, sei benedetto. Non devi fare altro che avere fede e tu sarai benedetto. Quando dici: ah, ma io non sono benedetto, accendi la fede, trova la fede, nutri la tua vita con la fede, con la parola, ok? E poi dice: ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle, poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per la fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante... Vedete? Ricevi, sei benedetto, si aprono le porte quando hai la fede. Il giusto vive per fede. Stai vivendo per fede? O vivi di ansia, di paura? Come vinci le battaglie? Con il tuo ragionamento, con la tua intelligenza, con la tua furbizia, con la tua capacità, o con la fede in Dio? Fede vuol dire: io credo che Gesù è figlio di Dio, è morto per me e mi libera e mi sana, no? Fede è credere che Dio è colui che guarisce. Quindi la malattia è un chiaro segno che Dio vuole togliere per incoraggiarci a verificare la fede, no? Chi ha fede è benedetto. Tu puoi venire in chiesa, puoi sentire da tanti anni il tuo messaggio, ma come ti predisponi al problema? Ansia, paura, preoccupazione. Non è. Fede è credere. C
ciecamente in Dio. Io sono colui che ti guarisce. Siamo partiti dicendo: se il popolo che mi ascolta, obbedisce e mette in pratica, vedrà le mie benedizioni sulla sua vita, giusto? Purtroppo noi veniamo da un popolo religioso, cioè faccio questo perché così sono benedetto. La croce, le immaginette, le catenine, le medagliette, non sono tutte cose, è fede questa? Questa è superstizione, tant'è vero che poi trovi il cornetto vicino al crocifisso, no? Metti l'acqua santa e butti il sale dietro le spalle se cade l'olio e vai in chiesa, ma attenzione al gatto nero, alla scala, e poi diciamo mannaggia e pensiamo che Dio, poi le cose non vanno bene perché non sappiamo che mannaggia vuol dire maledizione. Fede viene, ha detto, cosa ha detto? Se voi ascoltate la mia parola. Perché? Perché la fede viene dall'ascoltare la parola di Dio. Dopo questo messaggio, tu non hai più dubbi che la fede produce benedizione sulla tua vita, che la fede deve essere dimostrata con le cose, mentre certa gente fa le cose per dire che ha fede. E poi adesso andiamo a vedere ancora in profondità questo, no? Per coloro che hanno la fede vengono benedetti insieme ad Abramo, cioè l'uomo di fede. Tutti coloro che si affidano alla legge, alle regole, alla religione, alla fine vengono maledetti da loro stessi, perché la legge dice di fare certe cose. La fede, la grazia, dice esattamente il contrario. La grazia è un dono, la legge è un'opera. No? Se tu credi nella legge, col semaforo rosso prendi la multa. Ok? Fede vuol dire che quando tu hai fede trovi le strade senza semaforo. Non che passi con il, no? Perché non ha nulla, ma trovi una realtà diversa. Chiaro? Chi pensava di passare per fede col semaforo, quello è come il gratta e vinci, non sempre va bene. Ok? La legge non si basa sulla fede, ma piuttosto sulla pratica, e si vive per essa. Infatti è scritto: maledetto chiunque vive sotto la legge. Quello che dobbiamo imparare è che noi siamo stati salvati e guariti per fede e non per meriti. Quando una persona riceve una guarigione, si salva non per meriti. Avendo in chiesa, Dio mi deve guarire. Questo cosa vuol dire? Che tu hai la legge, pensi che il merito, siccome sei qua, siccome suoni uno strumento, Dio ti deve benedire. Tu puoi essere colpito anche se suoni, se predichi. Perché? Perché stai vivendo sotto la legge. La grazia è che tu puoi essere l'ultimo arrivato oggi e sei strabenedetto. Ok? Quindi tante volte anche la gente dice: io non credo di poter essere guarito perché guarda cosa ho fatto. Sì, ma figurati se Dio mi guarisce, io ho fatto questo, quell'altro, sono un grande peccatore. Questa è una persona che non sa niente di fede, perché quando tu dici: siccome ho peccato molto, Dio non può guarirmi, sta dicendo: mi devo mettere a posto, allora Dio mi guarisce. Oppure solo chi non fa queste cose riceve la guarigione. E questo vuol dire ragionare per opere e non per fede. Ora non voglio dire che continui a fare i fatti tuoi, tanto Dio ti guarirà, perché sapendo di peccare pecchi, ti maledici, no? Perché ha detto: se tu ascolti e metti in pratica, io ti guarisco. Ok? Però se continui a peccare, non che pecchi una volta, se continui a peccare, è una chiara dimostrazione che tu vuoi fare i fatti tuoi. E poi sono le persone che giudicano di più. Quelle persone che giudicano sempre le persone sono persone che vedono le opere, non vedono la fede. Queste, le persone che dicono: ah, ma non so, il pastore, il capocellula, che critica la gente, sono persone che non vivono per fede, ma vivono per opere.
Perché se fai questo ti sono amico, se non fai questo non ti sono amico, se fai così, se te lo do è perché voglio vedere questo. Ma Gesù ti ha dato tutto senza vedere niente da te. Questa è grazia, no? E guardate, le persone che criticano hanno questo problema, sono religiosi, sono persone che si sentono a posto perché fanno le cose, ma loro non possono vivere questa cosa, perché è ingiusto che uno abbia peccato, ritorni e Dio lo restaura e parte alla grande, perché è io che sto qui da tanto tempo, passato avanti a me, no? Il figlio prodigo, il fratello, se tu vedi tutta la storia, poi salta fuori il fratello e non era contento che il fratello veniva salvato, perché? Perché doveva fare le opere per dimostrare che era buono. Mentre il figlio prodigo è il classico esempio del figlio della grazia, no? Della benedizione. Ha avuto fede, è tornato a casa, è stato benedetto. E quello dice, io che sto a casa, quel fratello che è venuto mo, e quello che si era allontanato adesso è ritornato, adesso quello l'hanno messo a fare quello, vedete? E il pastore dice così, e il capocellaro dice, devi liberare la tua vita da ogni forma di religiosità e di opere. Perché credetemi, chi ragiona così, ragionerà così a casa, con la famiglia. Non ci sarà la grazia con i figli, ci saranno le regole, ci saranno i pesi. Ok? Mentre la grazia non è una cosa della Chiesa che va fatta qui, va fatta nel matrimonio, va fatta nella famiglia, va fatto nel lavoro. Se tu vuoi che la gente venga a Gesù, gli devi mostrare la grazia. Ok? Guardate me, lasciate stare là. Chiaro? Dovete imparare a vedere la grazia dell'opera di Dio. Smettete di dire fai qui, fai là. C'è un tempo. Insegnali invece come si fa a ricevere la grazia. Quando pensi, come ho detto prima, che sei un peccatore, è chiaro che pensi di non meritare la salvezza e quindi devi fare qualcosa per essere salvato. Tutti i peccati sono stati tolti in Cristo. Se noi eravamo in grado di toglierli da soli, non c'era bisogno di Cristo. Ecco perché serve la grazia. Le opere stanno dicendo, siccome faccio questo, sono buono. Infatti, quando vai e dice, ma io non ho mai rubato, non ho mai ucciso, sta dicendo, io merito la salvezza perché non faccio queste due cose. Scusa, la grazia ti salva. Perché allora devi sapere tutta la legge e sicuramente sei trovato mancante e quindi vai all'inferno. Perché dice, se uno trasgredisce anche in un solo punto la legge, è colpevole di tutta la legge. Quindi Dio ti sta dicendo, prendi la grazia. Perché non sei perfetto, ma per la grazia tu puoi essere salvato. Genesi 15:6. Vediamo il chiaro esempio di fede. Abbiamo visto in Galati, no? Che siamo. Ed egli, sta parlando di Abramo, credette all'Eterno, guardate, e glielo mise in conto di giustizia. Cioè, Abramo era un uomo di fede, un uomo di giustizia. Come ha fatto a essere giusto? Quanti dicono che Abramo era giusto? Era giusto Abramo? Sì? Era giusto? Ma se era giusto, perché Dio l'ha fatto degno di giustizia? Si è giustificato da solo? Dio l'ha reso giusto, ma in realtà adesso vediamo un chiaro esempio che non era giusto. Ok? Però perché è stato reso giusto, idoneo? Perché ebbe fede. Ma adesso voglio farvi vedere dove non ha avuto fede. E ha fatto una cosa che pur sapendo, secondo molti, quando leggono questa cosa, dice, ma allora Abramo non è veramente un padre della fede.
Ma la fede non è nel fare le cose, la fede è nel credere in Dio, e quando lui ha creduto in Dio, ha ottenuto, a questo punto, Dio gli ha dato giustizia, l'ha reso degno di giustizia. Amen? Cioè, sai cosa vuol dire degno di giustizia? Che non hai più debito col peccato. Vuol dire che sei stato riabilitato, che sei stato ritenuto degno di essere giustificato, messo a posto. Ok? Quindi incontrare Gesù per molti è i 10 comandamenti, ma Gesù è Dio che dice: io ti rendo giusto. Ma io non sono giusto, io ti rendo giusto. Tanta gente poi invece: sono malato, Dio mi deve guarire. Sì, ma sia la giustizia che la guarigione avviene quando tu hai fede in Dio. Chiaro? Quindi avere fede vuol dire credere nella sua parola e avere quello stile di vita. Quando io faccio questo, sono benedetto in Abramo. Non vuol dire che non sbaglierò mai, ma vuol dire che quando sbaglio io sono reso giusto. Quindi nessuno ti può dire quando sbagli non sei degno, vai via. Se continui a peccare e a fare del male è diverso, ma se uno sbaglia è comunque giusto, amen? Non perdi la tua giustizia se ti ravvedi. Abramo è riconosciuto come padre della fede perché credette e visse nella fede e nella giustizia di Dio e non per la sua giustizia. Non si è fatto giustizia da solo: adesso vedo io, faccio questo, così impareranno da me, perché se vedono... No, lui ha avuto fede in Dio e Dio l'ha detto: tu sei giusto. Non ti puoi giustificare davanti a Dio, ma lui ti rende giustificabile. E sembra la stessa cosa, ma è diverso, ok? Perché la prima sei tu che fai qualcosa, la seconda è qualcosa che fa lui per te. La tua non è mai perfetta, anzi tende ad essere orgogliosa, tende a distaccarti da Dio, perché poi le persone che si giustificano da soli, le persone che giudicano, che non hanno fede in Dio, sono le persone che criticano. Quindi la critica al di là della persona, ma l'essere critici, vedere il lato negativo, è un chiaro segno che non stanno vivendo nella fede. Ma sì, no? Gesù sulla croce: Padre, fai giustizia perché sono cattivi, no? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, no? Questa è la grazia, non è la critica. Era il figlio di Dio, ucciso ingiustamente, poteva rivendicare la giustizia, invece ha detto: io voglio che se loro crederanno in me anche da dopo, io li renderò giustificati. Probabilmente il centurione, quando è morto, ha detto: era veramente figlio di Dio. E in quella frase lui è stato giustificato, anche se è stato lui che l'ha conficcato la lancia. Quante volte, quando sbagliamo, conficchiamo la lancia nel Signore e noi ci nascondiamo? Perché quando non siamo a posto con Dio ci nascondiamo, non veniamo in chiesa, scegliamo altre cose? Perché sentiamo un senso di disagio. Ma sai perché? Perché non abbiamo capito che il mio Dio è un Dio che mi giustifica, è qualcuno che paga il prezzo per te, è qualcuno che ti coraggia a riprendere, ok? Quindi giustificato per fede è la stessa cosa che dire guarire per fede. Quindi se tu sei una persona che vuole la guarigione ma stai giudicando gli altri, ti dico subito: difficilmente arriverà la guarigione, perché devi capire che cos'è fede, no? Devi capire che quando tu non giudichi nessuno, allora perché non lo fai? Non perché non te ne frega nulla, ma perché sai che Dio sta dando una possibilità. Allora questo è un chiaro esempio che vivi per fede, vivi secondo i canoni di Dio, no? Non esiste fai 4 Ave Maria, 12 Paternoster, mettiti in ginocchio. Anche questo, il fioretto, sono tutte cose che nascono dalla religiosità. Fai questo e sei perdonato. No, Abramo ha sbagliato e Dio non gli ha detto qualcosa da fare come atto di pentimento, no? Il pentimento è
Dispiacersi nel cuore e non farlo più. Non esiste fare qualcosa per ricevere. Questo viene perché noi veniamo da una religione che parla di fare per avere. Se fai quello, sei salvato. L'unica cosa che Dio dice è che se tu credi, sei salvo tu e la tua famiglia. Questa è l'unica cosa che chiede. Il resto fa tutto Lui. Amen? Quando crediamo in Dio, ci viene, guardate qua, accreditata la giustizia. Nello stesso modo in cui noi manteniamo la presenza di Dio nel nostro stile di vita, questo ci rende perfetti, non per le opere, ma per la fede di Dio. Dì alla persona a fianco: io sono perfetto agli occhi di Dio. Vabbè, non ti gasare molto, mo adesso. L'altra persona invece deve dire: io non ti avevo visto così. Diglielo, io non ti avevo visto così però. L'avete detto? Ma adesso lo vedo. Diglielo adesso, ma adesso lo vedo. Riesci a vedere che quella persona che non vedevi prima come una persona giusta è giusta perché crede in Dio? Punto. Ti viene da dire, ma proprio lui. Sì, io lo dico, ma se sapessero cosa fa lui, no? Ma tu stai giudicando, perché se tu poco a poco stai pensando: sì, io l'ho detto, ma stai dicendo di nuovo le opere. Dio lo giustifica e tu invece non sei d'accordo con Dio. So che alcuni magari li guardi e dici: ma questo dove va? Ma per fede, perché Dio ci crede, Dio ha pensato così anche per te. Quando ti hanno presentato a Dio la prima volta, Dio ha detto: mamma mia, chi mi hanno portato? Ho fatto io questo. No? La realtà è che Lui aveva già predisposto la grazia per tutti quelli che vanno. Quindi tu che sei uomo, non ti devi mai permettere di pensare che quella persona non ce la farà. Forse non ti è simpatica, ma non è questione di salvezza. Ok? Forse ti ha fatto qualcosa, forse quella faccia non rientra nei canoni della bellezza secondo il tuo cuore, ma non è quella la salvezza. Ti viene accreditata giustizia, ok? Vuol dire che hai un bonus da parte di Dio, dove sei benedetto e puoi superare ogni difficoltà. Il principio della fede è che noi crediamo che la giustizia di Dio ci viene accreditata e ci è stata accreditata. Cioè, tu sei venuto qua, hai sentito parlare di Gesù, hai capito che eri fallimentare, hai capito che la malattia è la conseguenza del peccato. Cosa hai fatto? Signore, credo in te. Bene, accreditata giustizia. Io ti sano, io ti rendo giusto. Ok? E andiamo a vedere l'esempio di Abramo, no? Io dichiaro giustizia. Genesi 20. Genesi 20, dal versetto 1, e dice: Abramo si spostò di là andando verso Negev, dimorò tra Kadesh e Shur, poi stabilì a Gerar. Ora Abramo diceva di Sara, sua moglie: è mia sorella. Così Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne da Abimelech in sogno di notte e gli disse: ecco, tu stai per morire a motivo della donna che hai preso, perché ella è sposata. Abimelech
però non si era accostato a lei e disse: Signore, faresti tu perire una nazione anche quando fosse giusta? Non mi ha egli detto: è mia sorella? E lei stessa ha detto: è mio fratello. Ho fatto questo nell'integrità del mio cuore e con mani innocenti. Ed io disse nel sogno: sì, lo so che hai fatto questo nell'integrità del tuo cuore, e ti ho quindi impedito di peccare contro di me. Per questo non ti ho permesso di toccarla. Ora dunque restituisci la moglie di quest'uomo, perché è un profeta, ed egli pregherà per te e tu vivrai. Ma se tu non la restituisci, sappi che per certo tu morirai, tu e tutti i tuoi. Così Abimelech si alzò al mattino presto, chiamò tutti i suoi servi e raccontò loro tutte queste cose. E quegli uomini furono presi da grande paura. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: che ci hai fatto? E che cosa ho io fatto contro di te per aver fatto venire su di me e sul mio regno un peccato così grande? Tu mi hai fatto queste cose che non si dovevano fare. Poi Abimelech disse ad Abramo: che cosa pensavi di fare agendo in questo modo? E Abramo rispose: l'ho fatto perché dicevo fra me: certo, in questo luogo non c'è timore di Dio e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre, ella è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre. E poi è divenuta mia moglie. Ora, quando Dio mi fece errare lontano dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che mi farai, dovunque andremo dirai di me: è mio fratello. Allora Abimelech prese pecore, servi e servi, le diede ad Abramo e restituì sua moglie Sara. Ok? Ora cosa vediamo? Che Abramo era un uomo di giustizia, ma ha detto una bugia. Abramo ha detto una bugia per mancanza di fede. Ha detto che non era sua moglie e ha rischiato di mettere a rischio la vita di altre persone. Ok? E cosa vediamo? Come un uomo di Dio, dalla fede di Dio, chiamato giusto di Dio, in realtà ha peccato. Ma vediamo anche come la fede di Dio, che gli era stata accreditata, gli ha permesso di superare quello che era un problema, cioè lui, avendo fede in Dio, in realtà ha nascosto la verità, e questo l'ha prodotto, meritava la morte. Ok? In realtà cosa è successo? Dio non ha permesso che gli accadesse. E dice: ma come mai Dio a un uomo così giusto non l'ha condannato, non l'ha ucciso? No? Perché? Perché ha dimostrato a Abramo di avere fede, e anche se ha sbagliato quella volta, in realtà Dio, guardando all'errore di Abramo, cosa ha visto? La giustizia di Abramo, che gli aveva dato per la fede che aveva in lui. Quando noi comprendiamo questo meccanismo, questa volontà di Dio, tu puoi capire che anche noi possiamo sbagliare, ma per la fede in Dio ristabiliamo la nostra condanna. Ma è anche quello che è avvenuto il primo giorno, no? Cioè, non guardiamo che Abramo l'ha fatto da dopo, ancora più è valido prima. Cioè, nel senso che una persona lontana da Dio deve pagare le conseguenze del suo peccato. Quando conosciamo Dio, quello avviene, ci viene accreditata la giustizia. Tu sei peccatore, ma nel momento in cui accetti Gesù, se diventi giusto, il giusto vivrà. Abramo ha superato questo momento che Dio poteva punire attraverso la fede. Quindi là dove tu ti senti fallimentare, là dove tu hai peccato, nel momento in cui riconosci che Dio è il tuo Dio e decidi di cambiare vita e di pentirti, tu ricevi la benedizione, ricevi il perdono. Ok? Quindi diventi giusto. Non puoi fare nulla per metterti a posto. No? Adesso faccio questo, faccio il fioretto, non serve. Se no, rendi tutto per opere. E se tu fai le cose per opere, abbiamo letto in Galati che chi fa le cose per mettersi a posto è sotto maledizione.
Perché? Perché stai prendendo la legge e non la grazia. Ma anche, allora anche tu non devi ragionare secondo la legge, ma secondo la grazia. Le persone hanno bisogno di grazia e non di legge. Ecco perché quando io ho cominciato il cammino nella Chiesa Cattolica, mi veniva messo avanti i 10 comandamenti, non fare qui, non fare là, non fare là. Ti salvavi per i sacramenti, quello, quello, quello. La realtà è che Dio ha detto, vieni salvato per fede, come Abramo. E vediamo che Abramo, avendo peccato, non ha fatto qualcosa, ha sacrificato animali, ha fatto un periodo di quarantena, non ha fatto nulla. Addirittura, guarda cosa andiamo a fare adesso. Andiamo avanti a leggere. Poi, versetto 15, Abimelech disse, ecco il mio paese, ti sta davanti, dimora dovunque ti piace. E Sara disse, ecco, io ho dato a tuo fratello 1000 pezzi d'argento, questo servirà per coprire l'offesa fatta davanti a tutti quelli che sono con te. Così sei giustificata davanti a tutti. Guardate qua, allora Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimelech, sua moglie e le sue serve, ed esse poterono partorire, poiché l'Eterno aveva del tutto reso sterile l'intera casa di Abimelech a motivo di Sara, moglie di Abramo. Vedete? Non solo questa persona aveva sbagliato, era stata ristabilita, ma addirittura ha pregato per qualcuno e Dio l'ha guarito. Rifletti questa frase. Io sto dicendo qualcosa a qualcuno qua. Tu non stai pregando per liberare e guarire le persone perché vivi sotto la legge e dici, ma io come posso andare a pregare per quella persona? Perché tu sai perché non preghi e non testimoni Cristo? Ascolta questo, chiudi tutto, perché se non capisci questo sei tagliato fuori. Chi non va a predicare il regno di Dio, chi non va a liberare e guarire le persone, è perché non ha capito che la grazia è già operante dentro la tua vita. Ma siccome tu vivi per legge, per le opere, io pregherò, no, io non vado perché, ma io ho peccato, ma io sono così, ma io... Ok, guarda che tu non pregherai nella stessa misura in cui non riceverai. Tu non stai ricevendo perché stai dicendo che tanta gente, ok, prima metto a posto tutto, poi vengo in chiesa. È bello quello che mi dici, metto a posto tutto, poi vediamo. Ma questa è la negazione della grazia di Dio. Anche se metti a posto tutto, comunque non ti salverai, perché stai facendo per opere, sei sotto la legge e quindi sei comunque maledetto. Ma chi, stiamo adoperando la parola di Dio, non sto dicendo il mio parere, Galati, chi crede in Dio è giustificato, no? Ma quello è passato col rosso, c'è la giustifica. Ma è sbagliato per te, ma per Dio è giusto. Ora non è il rosso nel senso semaforo, ma quello sta imponendo le mani, quello sta predicando il Vangelo, quello sta, ma ha peccato. Se continua a peccare è diverso, se vive una vita di peccato è diverso, ma se tu hai peccato non pensare di mo metto a posto tutto, poi faccio un periodo, devo dimostrare e poi Dio agirà. Abramo ha detto una bugia, ha ingannato, ha portato una maledizione sulla gente, ok? Guardate, se il re non avesse rispettato l'autorità, avrebbe passato i guai. Abramo dice, ecco il profeta. Qui dobbiamo anche imparare una cosa. Quando Dio stabilisce una cosa e tu non sei chiamato a giudicare, tu servi, ubbidisci, perché lì succede la benedizione. Ok? Scende la benedizione su coloro che ubbidiscono. Abramo ha fatto la sua opera, ha sbagliato, ma Dio lo ha ristabilito. Quindi tu
hai ricevuto attraverso la fede in Gesù Cristo l'accreditamento di giustizia tramite la fede. Adesso dì alla persona a fianco a te: io sono un giusto. Credi di essere giusto? Da questo momento tu sei accreditato per, e giustificato per predicare e per guarire. Per il fatto che tu credi in Gesù, e non c'è un, non pensare che ti do una carta scritta, non esiste. Io posso anche scrivere la carta, le segni in bianco, cambiare, cose che non sta scritta, pur la legge è tutta scritta. Ma quando tu credi in Dio, questo ti dà il potenziale, l'accreditamento di giustizia e di salvezza. Tu sei salvato perché credi in Gesù. Ok? È chiaro che una persona che è stata giustificata alla fine segue Gesù perché ama Gesù, perché ha capito che non riusciva a liberarsi da solo. Ok? Vedete? Addirittura tutto il popolo era sterile. Lui ha pregato, perché? Perché io sono colui che ti guarisce. E dove arrivi tu, arriva la guarigione. Ma se tu non ci credi, non prenderai neanche la guarigione per te. O scegli la legge, le opere dell'uomo, le scuse dell'uomo, o incominci ad andare in una strada diversa, che è la giustificazione per fede. Ok? Tanta gente dice: no, io voglio che tu mi fai il segno della croce, che mi dai l'acqua santa, che voglio l'immaginetta, che voglio... Se il tuo cuore non è per Dio, tu non sei giusto. Tu puoi venire anche in questa chiesa, o in qualsiasi altra chiesa evangelica, se tu non riconosci veramente Gesù e non cambi stile di vita, tu non sei giustificato. Ma se tu credi, credi e ti adegui al Signore, tu sei giustificato, sei accreditato di giustizia, tanto da poter andare da qualcuno, predicare il Vangelo. Forse nella tua casa c'è gente che ha bisogno di sapere il Vangelo e ha bisogno di ricevere guarigione attraverso la tua giustificazione. E questa è la cosa più bella, quando tu sai che non devi fare nulla e tutto è pronto. Amen. Galati 5 versetto 3. E da capo, Galati 5:3, attesto ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta la legge. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo e siete caduti dalla grazia. Noi infatti, in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia. Poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Voi correvate bene, chi vi ha ostacolato impedendovi ad ubbidire alla verità? La verità è che quando tu cominci a fare cose religiose, no? Anche il battesimo in acqua non è un sacramento, è un gesto di sottomissione. Perché tu puoi credere in Cristo, poi non c'è tempo di battezzarti, muori, sarà salvato. Vi faccio un esempio: troviamo una persona, il percorso, gli parliamo di Cristo, accetta Gesù, ok? Poi a un certo punto deve fare il passo del battesimo, crede, accetta Gesù, ma prima di arrivare al battesimo muore. Questa persona si salva o non si salva? Anche se non è battezzata? Perché? Perché non c'è un punto, ma è un cammino la via del Signore.
Chiaro? Devi ascoltare, credere, battezzarti, ricevere lo Spirito Santo, servire Dio, andare avanti per l'opera di Dio. Non c'è un punto preciso. Ok? Quindi nel momento in cui tu credi, sarai salvato, dice Marco 16. Chi non crede è condannato e non chi non è battezzato. Ok? Chiaro che poi lo fa come gesto di sottomissione. Come dice anche Marco 16:16, imporrete le mani agli ammalati e questi guariranno, giusto? Ma tante volte io prego al telefono e non posso mettere le mani e la gente guarisce. Alcune persone vengono qui, non vengono avanti, io non li tocco, nessuno li ha toccati e ricevono guarigione. Perché? Perché la guarigione viene dalla fede in Dio. Perché io sono colui che ti guarisce. Per le sue lividure siamo stati guariti. Quindi attenzione a non uscire dalla chiesa religiosa ed entrare qui dentro e portare la religiosità. Se faccio questo sto bene. No, tu devi accettare Gesù nella libertà del tuo cuore e avere fede tanto da cambiare. Se devi dimostrare una cosa è che la tua vita cambi. Non faccio l'offerta, do il passaggio alla vecchietta, vado a portare i bambini. Quelli sono opere. Ci servono per dimostrare che hai fede, ma non puoi pensare che facendo quelli tu sei salvato, no? Ecco perché fai questo e sarai perdonato, fai quello e Dio ti deve, fai cinque di quelle, due di quelle. Questo è annullare. Gli ebrei avevano la circoncisione, no? Perché chi si circoncideva era salvato. E qui Paolo parla chiaro: né la circoncisione né la incirconcisione salva, ma è la fede in Dio che salva. Ok? Io posso non piacerti, non ti può piacere il locale, non ti può piacere la musica. Quello che ti salva è quando tu credi veramente alla parola di Dio tanto da cambiare il tuo stile di vita. Va bene? Come quella donna che da 12 anni perdeva sangue, nel momento in cui ha toccato Gesù, nello stesso immediato istante ha ricevuto. Perché? Perché lei ha avuto fede in Gesù e non ha ascoltato le regole del mondo, le regole della religione, perché una donna che perdeva sangue non doveva stare in mezzo alla gente e tantomeno doveva toccare un uomo. Se lei avesse ascoltato le regole, lei non avrebbe ricevuto la grazia. Ma lei ha detto: io vado da Gesù, non me ne frega niente di quello che dice la gente, perché io mi vado a prendere la benedizione, la guarigione. Lei sapeva che Gesù guariva. Quindi quando parliamo di pregare per guarire qualcuno, deve essere chiaro che la persona deve sapere chi è Gesù e deve avere fede in Gesù. Perché la guarigione è volontà di Dio. Quindi quando parli di qualcuno che è malato, fagli sapere che Dio non può, Dio vuole e può guarire le persone. Amen? Quindi noi dobbiamo ringraziare Dio che riceviamo tutto per grazia. Mina? Dio ha mandato anche il lebbroso a testimoniare. Ha detto: vai e testimonia quello che Dio ha fatto per te. Perché dobbiamo testimoniare che Dio ha fatto qualcosa per noi? È importante. Perché quando tu testimoni quello che Dio ha fatto nella tua vita, tu stai mettendo un sigillo dell'opera di Dio. Quando la persona non testimonia, è come se non sta rendendo gloria a Dio, ha paura di dirlo, ha paura che la cosa ritorni, e in realtà il più delle volte i problemi ritornano. Perché? Perché non si è testimoniato. Gente che ha ricevuto ma non hanno voluto credere veramente che fosse così, hanno sperato, invece avrebbero dovuto andare e dire: ho conosciuto Gesù, sono stato guarito e ho cominciato a vedere l'opera di Dio. Ok? E questo è quello che dobbiamo fare. Ok? Quello che devi fare è che la gente intorno a te sappia che tu hai ricevuto per grazia l'accreditamento
di giustizia e di salvezza. Quando tu sai chi è Gesù, il diavolo non può più venire a rubare tutto quello che lui ha preparato per te. Ecco quando ho detto, se c'è qualche cosa nella tua mente, nel tuo cuore, che ti sta impedendo, vuol dire che hai distolto lo sguardo dalla grazia di Dio e stai pensando che devi fare qualcosa per meritare la salvezza, per meritare la guarigione, per meritare... Non è così. Noi non meritiamo niente. Chi crede questo si sta mettendo sotto la legge e sta producendo maledizione nella sua vita. Ok? Alziamoci pure. Come abbiamo detto prima in Marco, ha detto, ora fattosi sera, gli furono presentati molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia, quando disse, egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Caro fratello e sorella, anche coloro che sono a casa, che sono collegati, che hanno una malattia, che hanno un problema, è importante che tu possa comprendere che devi dare a Dio il tuo peso, che devi guardare a Lui, non ascoltare i sintomi, forse i dolori fisici, non ascoltare le voci che ti accusano nella testa, che può essere il diavolo, che può essere il parere della gente. Quello che tu devi sapere è che Gesù ti ha, anzi Dio ti ha giustificato attraverso Gesù. Tu ricevi attraverso il sacrificio di Gesù l'accreditamento di giustizia. Tu ti puoi guardare allo specchio e puoi dire, adesso io sono un giusto, sono una giusta e io vivrò per fede, e siccome ho fede in Dio, più vedrò della potenza di Dio. Anzi, ti dico una cosa, proprio perché sei accreditato di giustizia, più andrai a predicare il Vangelo, più andrai a imporre le mani e a dichiarare la guarigione di Dio, più vedrai svilupparsi la tua unzione. Quindi tutte quelle persone che si sentono spente, che non hanno unzione, è che la realtà è che non stanno andando a dare agli altri quello che è lo scopo, quello che è la volontà di Dio. Non stai trasmettendo agli altri. C'è gente che è accartocciata, impacchettata nella religiosità e quindi stanno vivendo in una condizione sbagliata, perché stanno cercando di fare qualcosa, pensano che andare il pellegrinaggio, no? Sappiamo che ci sono religioni che dicono che se tu vai a fare il pellegrinaggio in certi posti ricevi una benedizione particolare, no? Il giubileo non è una cosa di 1000 anni fa, quando c'è stato il giubileo del 2000 è stato detto che più andavi nei luoghi riconosciuti secondo quella religione e più grande era la grazia su di te. Non è questa un'opera? Tu che non ti potevi permettere un viaggio, Dio avrebbe detto, caro fratello e sorella, tu che non hai soldi per venire fino a migliaia di chilometri da qui, non puoi ricevere una grande benedizione. Dio ha detto questo? O Dio ha detto, dove due o tre persone sono riunite nel mio nome, io sono là e benedirò e salverò e curerò e benedirò la vita di coloro che mi cercano? Questa è la cosa bella. E io ringrazio Dio per questo, perché questo che era un negozio, che poi è diventato un garage, adesso è un luogo santo, perché ci sei tu. Il luogo non è santo per se stesso, il luogo è santo perché c'è Dio.
E Dio non era qui in questo locale, Dio è venuto qui attraverso ognuno di noi. Amen? Perché se noi siamo il corpo di Cristo, vuol dire che Cristo è qui, vuol dire che la santità è qui, vuol dire che la potenza è qui. Quindi tu hai la possibilità di ricevere la tua guarigione, la tua liberazione, la tua benedizione attraverso la fede in Gesù Cristo. Non devi fare nulla. C'è gente che dice: fai una bella offerta con più zeri e Dio ti benedirà di più. Non è così, è la fede. Ok? Tu puoi investire nel regno di Dio per fede, ma non puoi pensare di comprare la fede, non puoi pensare di comprare la guarigione, ok? Dio non è in vendita, Dio è in regalo, Dio è in omaggio, Dio è gratis. E l'unica cosa che lo Stato non può tassare, che l'ladro non può rubare, che l'omicida non può uccidere, perché è Dio. Quando noi abbiamo Dio, abbiamo tutto quello che ci serve. Io voglio che tu stasera esca da questo luogo o possa scollegarti stasera da questo incontro di preghiera con una sola convinzione: io sono stato e sono stata giustificato da Dio in persona attraverso la fede in Gesù Cristo. Non pensare che ti do qualcosa da mettere sul tuo corpo. Non ti darò un'immagine, non esiste l'acqua santa, non esiste l'olio santo, esiste lo Spirito Santo. E nessuno piacerà a Dio se non ha lo Spirito Santo. Per questo voglio pregare che tu possa comprendere di cambiare la tua vita e di cominciare a camminare per fede. Vieni Spirito Santo. Ora rivolgiamoci a Lui. E comincia a ringraziarlo. Perché per quello che Lui ha preparato per te. Se oggi sei venuto qui con difficoltà, con sensi di colpa, con malattia, adesso aggrappati alla fede di Abramo, e anche se hai sbagliato, come ha sbagliato Abramo, che ha detto una bugia per salvarsi, perché pensava, cos'è che pensava? Ma in questo posto è inutile pensare di credere in Dio, visto che non credono in Dio. E allora ha pensato di salvarsi adeguandosi a loro. Ma scusa, se non parli dove non credono a Dio, dove devi parlare? E Dio ha dimostrato: tu pensi che io non ci sono perché la gente non crede in me, ma io ci sono tanto da benedirti nonostante la tua disobbedienza. E io voglio dirti stasera: tu puoi ricevere il tuo perdono nonostante la tua disobbedienza, nonostante hai pensato di farcela da solo, dove hai pensato di lasciare, di scappare. Dio ti sta dicendo: io ti amo, io ti perdono e voglio che tu possa ricambiare la tua vita, rivedere la tua vita e cominciare a vivere per fede. Il giusto vivrà per fede. Quindi esci stasera da questo luogo con la fede in Dio. Ogni cosa è possibile a chi crede. Non ascoltare la voce della carne, non ascoltare la voce dei sintomi, non ascoltare la voce del diavolo, non ascoltare la voce degli altri. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Ricevi la mia guarigione, perché io sono colui che ti guarisce. Io sono colui che ti guarisce. E voglio pregare per coloro che sono a casa in questo momento, che stanno vedendo da casa, che Dio in questo momento mostri la via per il tuo cuore, per la tua vita, per la tua famiglia, che il dolore, la ferita, la delusione, la malattia, in questo momento dalle a Gesù. Dalle a Gesù. Dili: Gesù, prendi tutto questo. Io credo che attraverso Gesù tu mi hai reso accettabile. Tu mi hai reso giusto o giusta.
Perché come dice la parola, come abbiamo detto anche domenica scorsa, voi senza di me non potete fare nulla. Quindi se vuoi sentirti a posto stasera, devi solo fare una cosa, arrenditi e di Gesù, io ho bisogno di te, io credo in te. E nel nome di Gesù io lego ogni spirito immondo, lego ogni opera del diavolo, ogni spirito maligno, ogni spirito di infermità, ogni spirito che ha controllato la vita delle persone, producendo malattia, ogni spirito che è entrato attraverso il peccato, la mancanza di conoscenza. Io rompo ogni maledizione sulla vita di coloro che potrebbero essere già strumenti potenti nelle mani di Dio, che potrebbero predicare il Vangelo, che potrebbero guarire le persone, ma che ancora sono legati come in una ragnatela. Io spezzo questo gioco, io libero l'unzione di Dio, scaccio ogni spirito immondo che controlla la mente, che controlla il corpo, che controlla l'anima. Io ti lego nel nome di Gesù. Tu non hai diritto legale di stare nella vita di ogni persona che è qui, di ogni persona che è all'ascolto, nel nome di Gesù. Che l'unzione di Dio scenda sulla tua vita in questo momento. Scendi, Spirito Santo, fai la differenza. Scendi, Signore, mostra la via a coloro che non sanno come muoversi, l'eredità, che non sanno come ricevere la guarigione, che andati da paura, da vergogna, da esitazione, incredulità, nel nome di Gesù. È ora che ti alzi e cammini per fede e incominci a camminare con il tuo Dio, con il tuo Dio. Fede, fede, che la fede di Dio scenda sulla tua vita, che tu possa essere libero e libera dall'incredulità. Non pensare che stai facendo qualcosa, non pensare che puoi fare qualcosa, ma ricevi. Se sei venuto in questo luogo, non l'hai aperto tu questo luogo, non lo stai finanziando tu, ma Dio l'ha fatto in modo che tu fossi qua per ricevere benedizione sulla tua vita. Nel nome di Gesù io lego ogni spirito che sta legando la vita, la mente delle persone che dovrebbero camminare per fede, vivere per fede. E annullo ogni parola negativa che hai detto su di te, che hai detto sulla chiamata che Dio ha messo su di te, per ogni parola negativa sul regno di Dio, per ogni incredulità sulla potenza di Dio. Io annullo l'effetto di queste parole, che tu possa vederle e portarle a Dio e chiedere perdono. Signore, perdonami per ogni parola di incredulità. Nel nome di Gesù, sii libero ora nel nome di Gesù Cristo. Ricevi la rivelazione di Dio, ricevi la pace nel tuo cuore, ricevi la vittoria nella tua vita. Tu non puoi fare nulla, puoi solamente dire sì Signore lo voglio, oppure no Signore. Diglielo, Signore, io lo voglio, io voglio servirti, io voglio essere liberato, io voglio diventare un vincitore e una vincitrice, io voglio vedere la tua mano potente sulla mia vita, voglio cambiare la storia della mia vita, voglio vedere che la potenza si muove attraverso di me, voglio predicare il Vangelo, voglio liberare gli oppressi, e in questo digiuno voglio raggiungere le mete, voglio fortificarmi, non più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Sii libero, sii libera in questo momento. Se ci sono ancora pensieri nella tua mente, esitazioni nella tua mente, digli vai via nel nome di Gesù. Questi pensieri negativi non vengono da Dio. Se tu non li vuoi, hai tutto il diritto di dire vai via, anzi, e aggiungi, io sono il Signore, colui che ti guarisce. Ripeti con me, io sono il Signore, colui che ti guarisce. Io sono il Signore, colui che ti guarisce. Io sono il Signore, colui che ti guarisce. E lui continua a dirlo, come un balsamo che scende, come se stai versando un unguento miracoloso, perché tale è la parola di Dio.
Io sono il Signore, colui che ti guarisce. Metti il tuo nome. Io sono il Signore che ti guarisce, Fabrizio, Lucia. Io sono il Signore che ti guarisce. Metti il tuo nome e ricevi la tua guarigione. La parola di Dio è guarigione per chi l'ascolta e vita per chi la trova. Lo credi? E se lo credi, perché hai fede? E se hai fede lo ricevi? E se hai fede sei giusto. Se hai fede sei giustificato. Quindi non camminare più sotto le tenebre, non sentirti più incatenato, ma una nuova vita in Cristo Gesù. Vieni, Padre, per la gloria di Dio. Ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, di sigillare questa tua parola stasera sulla nostra vita, di redimere ogni persona, che ogni mal peccato, maledizione, conseguenza del peccato sia interrotta stasera attraverso la fede in Gesù, attraverso il sangue dell'agnello, perché Dio ha fatto in modo che in Cristo la grazia annullasse la legge, sii libero. Credimi, lo Spirito Santo sta continuando a liberare persone. Vedo che lo Spirito Santo sta lavorando nel cuore, sta liberando nel corpo, sta come togliendo delle tossine spirituali, cioè quelle parole, quei meccanismi che si sono bloccati dentro di te. Spirito Santo, muoviti, ascolta il Signore, chiudi i tuoi occhi e guarda il Signore, vai da Lui. Dio sta dicendo ad alcuni di voi: torna da me. Vedo un Dio con le braccia aperte e sento che qualcuno non crede che tutto è stato pagato. Ma stasera ritorna al Padre come il figlio prodigo. Non stare lì a lamentarti. Non decidere tu il tempo o il modo come ha fatto il fratello del figlio prodigo. Ma fai come il figlio prodigo, ben tornato a casa, perché Dio ti mette l'anello al dito, ti dà la veste nuova, uccide il vitello più grasso per festeggiare, per benedire la tua vita. Per questo, nel nome di Gesù Cristo, ricevi. Prenditi la tua fetta, parla con Lui in questo momento. Riempiti, alza le tue braccia al Signore, alza le tue braccia e di Signore, grazie, fai festa. Se hai capito il messaggio, se Dio ha toccato il tuo cuore, alza le tue braccia e comincia a ringraziarlo dicendo: grazie Signore perché io sono guarito, grazie Signore perché io sono salvato, perché mi hai reso giusto stasera, non più io che vivo, ma tu che vivi in me. E dichiaro che per le tue lividure sono stato guarito, perché tu sei il Signore che mi guarisce, mi salva, mi giustifica. Tu, Signore, stai facendo tutto questo nella mia vita. Io ho bisogno solo di te, Signore, perdonami per i tentativi che ho fatto di andare avanti da solo. Ma ora io mi appoggio su di te, credo in te e dichiaro te, e da oggi parlerò agli altri nel nome di Gesù. Da oggi io imporrò le mani e porterò la tua guarigione, perché tu sei il Signore che guarisce, tu sei il Signore che salva. Vieni Spirito Santo, alleluia, oh alleluia, grazie Padre, avevamo bisogno della tua fresca unzione su di noi, oh libera Spirito Santo, libera Spirito Santo, la tua unzione, libera coloro che sono ancora bloccati, coloro che non osano, vola alto come le aquile, prenditi la tua eredità, credi nel progetto di Dio, è il progetto di Dio, non è il tuo progetto, è il progetto di Dio, ricevi
ricevi ora nel nome di Gesù. Per le sue lividure sei stato guarito. Per fede in Gesù Cristo sei stato perdonato. E noi ti benediciamo e riceviamo guarigione, salvezza e benedizione. Alleluia. Alleluia.